Buongiorno a tutti, ecco, ci ritroviamo per questo video breve, evidentemente per concludere quanto abbiamo già fatto nel video precedente, ovvero la lettura commentata di un brano di un'opera di Bergson, laddove si parla dello spiritualismo di Bergson e nella fattispecie si parla del brano intitolato come La libertà come espressione dell'io che viene tratto dal saggio sui dati immediati della coscienza. Il testo analizzato è quello nella traduzione italiana di Vittorio Mathieu della Paravia, Torino 1951, alle pagine 139, 141, 188, 189. Però noi in modo particolare ci avvaliamo quindi dalla lettura di questo testo e poi del commento che viene fatto da parte di Abbagnano e Fornero nel testo curato per le scuole superiori, Corso di Storia della Filosofia, volume 3. In questo commento i due autori appunto fanno un'analisi testuale, quindi parte per parte viene analizzato il testo e io propongo e fornisco quale commento quello che hanno già prodotto questi due autori. È di tutta evidenza che anche quando ci approcceremo in futuro con nuovi brani di altri autori, commenterò molto più a braccio, molto più liberamente io, ma adesso mi piaceva approcciarmi a questi testi proponendovi il commento scritto, strutturato di autori piuttosto noti che hanno di questo realizzato appunto delle pubblicazioni. E quindi ecco, siamo arrivati, ciò facendo, seguendo questo tipo di metodologia, anche perché poi ecco, spiego che dopo questa lettura procederemo evidentemente con Bergson in modo più strutturato, più sistematico, più analitico anche, step by step, come se si trattasse di un normale corso delle scuole superiori, quindi l'autore verrà sviscerato nelle sue componenti biobibliografiche, anche in tutte le varie parti che compongono il suo pensiero. Allora, noi eravamo giunti al punto del brano indicato come che era il seguente, ma noi comprenderemmo pure quale sia l'illusione per cui gli uni si credono tenuti a negare la libertà, gli altri a definirla. Ecco, qui si parlava appunto della libertà individuale e quindi si parlava proprio della profondità dell'io a questo punto. Si parlava anche proprio della libertà e della profondità, ecco, dello stesso. La verità è che si passa per gradi insensibili dalla durata concreta, qui è ancora Bergson che parla, i cui elementi si compenetrano, alla durata simbolica, i cui momenti si giustappongono e conseguentemente dall'azione libera all'automatismo cosciente. Poiché se noi siamo liberi ogni volta che vogliamo rientrare in noi stessi, tuttavia accade raramente che lo vogliamo. E che qui si concludeva la lettura che più lungamente abbiamo trattato nel video precedente. Il commento che fanno i due autori citati a Bagnano Fornero è il seguente ed è piuttosto articolato, giustamente articolato. Secondo Bergson, dicono questi due autori, esistono un io profondo, di qui entriamo già in una fase che sembra, aggiungo io, psicologica proprio, e allude proprio allo psicologismo, anche in un qualche modo a ciò che poi dirà Freud e a ciò che si instaurerà proprio come orientamento psicologico, dalla nascente psicologia, quindi psicologico della filosofia. Quindi, secondo Bergson, esiste un io profondo che si identifica con la durata concreta, eterogenea rispetto allo spazio e nella quale gli stati della coscienza si compenetrano. È un io superficiale che fa riferimento alla durata simbolica in cui gli stati della coscienza si giustappongono e possono essere ricondotti a una spiegazione causale. Ci sono pertanto atti riconducibili all'io profondo della durata concreta e atti riconducibili all'io superficiale della durata simbolica. Come potrete notare, i nostri due commentatori utilizzano proprio le coordinate lessicali utilizzate da Bergson. Allora, i primi sono assolutamente liberi e indeterminati, i secondi sono in un certo senso meccanici e determinati, nel senso che in una certa misura anche nella vita psichica a certe cause seguono necessariamente determinati effetti. Esistono poi, secondo Bergson, degli atti che si possono definire come intermedi,
poiché stanno a metà tra l'io profondo, libero, e l'io superficiale, determinato. Per questo, se scrutiamo nella profondità del nostro io, siamo liberi, mentre in superficie siamo determinati da un automatismo della coscienza. Quindi questa era l'ultima spiegazione che ci fornivano appunto i due commentatori. Ora vedremo dalla prossima puntata di parlare proprio di Bergson e inizieremo dalla sua vita per poi sviluppare anche il suo pensiero. È decisamente un autore che segna un momento nuovo perché in un momento in cui di positivismo c'è una fiducia per la scienza, viscerale praticamente, ecco che Bergson si presenta invece per essere la massima espressione dello spiritualismo francese e in ogni caso non taglia, non recide i contatti con gli autori perché la sua figura, il suo pensiero possono legittimamente essere proprio assurdi e presi come esempio nel quadro più ampio di quell'evoluzionismo spiritualistico che peraltro provò proprio rappresentanti e difensori, ci furono anche molti detrattori, ma molti difensori, praticamente in tutti i paesi dell'Europa. Abbiamo ricordato che Bergson era un francese, ma come vedremo di origine straniera, ma di questo parleremo nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci a presto.